cammino della società. Questo è il complesso di come avviene la trasformazione. Gesù già ha predetto ai suoi uomini che dovrà salire a Gerusalemme per essere preso, processato, condannato a morte e poi risorgere. Come sapete bene, perché Gesù stesso era rimasto sconvolto, non si poteva rendere conto come il Messia a cui aveva credito potesse avere una fede così salita, morire come un disgraziato e delinquente. E quindi questo discorso di Gesù faceva fatica ad accettare ed è pericoloso per gli esseri cristiani, per tutti noi, per tutti i discepoli di tutti i tempi. Gesù opera la salvezza con il Padre impiegato sulla croce prima di tutto, come un delinquente. Come un delinquente? Da quell'evento così fallimentare del delinquente, che era sconfitto tutto, con credo che la salvezza che tutto il popolo aspettava, la salvezza della vita, della felicità, del benessere. Come possibile? Ecco, la assurdità, ma che corrisponde alla speranza. Perché la debolezza di questo gesto di Dio d'amore, Gesù che si offre fino a partire sulla croce, si manifesta l'infinita potenza. Per cui nessuna più domanda, quella stessa che è, possono superare questa infinita salvezza. La croce rivela quanto sia grande e infinito l'amore e la giustizia e la infinita volontà di Dio. È l'espressione massima. Ma fa sempre di fondo che di vista umano la luce è infallibile, è la massima potenza. Come può da quell'atto così violente, così indiviso, possa scoprire la potenza di una vita che sconfigge la morte nel campo della giustizia? Come possa? Ciò che è possibile all'uomo è possibile a Dio. Ciò che Gesù chiede ai tre discepoli di quando si morte. E si trasfigura per anticipare ad essi quella gloria che sarebbe venuta dopo la sua morte. Quindi la trasfigurazione sul monte non è altro che una prefigurazione, un'anticipazione per dare coraggio a quei tre suoi discepoli di dire di sì, di lei. Voi sapete, sono tre. Giacomo, Giovanni e Pietro sono gli stessi che scelgono Gesù nel momento più tragico della sua sofferenza nell'ordine di Getsemani. Sarà qui accanto a lui, dove traggono nella più profonda coscia umana sudare sangue. Ecco perché scelgono. Perché in questo momento potessero capire come quando fra poco tempo vedranno il Cristo così angosciato, mentre si avvicinano coloro che lo tradisce, coloro che lo prenderanno per portarlo alla croce, ciò non è la fine. Perché dopo la morte c'è la trasfigurazione, c'è la risurrezione. Questo è il grande segmento di questo evento che ci fa voluto anticipare questi tre discepoli e che oggi lo fa anche per noi, perché noi facciamo fatica anche noi come loro, perché ci vediamo che siamo più grandi dei discepoli,
gli altri vengono coperti, adombrati da questa potenza del Signore, perché non essere questo sia il suo finale. In quel momento di pienezza, di luce, di spirito, ecco il fatto che ripetono le stesse parole del battesimo. Questa è la parola scelta, è il figlio di Dio, per di lei nel quale non sono, secondo i capi del 7 su 30, che insegna la mente. Quindi è il figlio di Dio, se aggiunge una parola che non c'è il battesimo, ascolta. Tu non pensi secondo me, ma secondo gli occhi, questo si sa. Non andate di fare la logica degli occhi, anche gli occhi sapendo, no. Ma che lo sono scelto di questo di solidezza, ma che è vita. Perché è difficile. Dopo potrebbe fare male questo passaggio da porta a vita. Dal fallimento alla gloria, alla potenza. Ascoltate, accettate, soprattutto seguite. È l'unica strada del discepolo fedele a Gesù e che vuole inserirlo su questa traccia. Perché aveva detto Gesù di là, ti voglio intervenire in me che se stesso mai la sua croce, con la solidità. C'è questo individuo autorevole che va in celeste che dice questo figlio di Dio, non c'è altra strada, non c'è altra via di salvezza, altra verità su questa terra, se non questo è il suo finale. Aprite gli occhi, aprite il cuore, parlate a questa fede. Carissimi cristiani, questo è l'invito che ci sono anche. Se adesso noi restiamo d'accordo in questa situazione di questa e si piange tutta la mia liturgia in contro di un altro divino, sono trasfigurati per il Cristo, il corpo santo a fronte. Perché posso aprire gli occhi e dire con gli occhi, Signore, non pensa, facciamo per te. Ma poi dobbiamo tornare a casa, dobbiamo riprendere questo cammino di lei. Dobbiamo affrontare queste difficoltà di tentazione, però siamo carichi di questa forza che si gioca, di questo suo santo spirito che ci ascoltate.